No, vabbè, che cosa serve per esporre? Un muro bianco, anche un po' sporco, va benissimo, tipo un garage, ok? La tela la prendiamo con delle mollettine, dall'intagliatura sono cose passate, non serve più. Allora, neon, illuminazione neon, va benissimo, luce neutra, bianca, benissimo. Ecco. Scusa? La cornice? La cornice! Un cortese saluto all'eventuale navigatore spintosi molto al di là delle acque note. Io sono Alex. Oggi tornerei sulla pittura con un argomento piuttosto ampio. Come possiamo valorizzare al meglio una nostra opera in occasione di una mostra collettiva? Sapete di cosa sto parlando? Sicuramente avrete visitato o partecipato con un vostro lavoro a una di queste mostre d'arte. Sono quelle dove più artisti, a volte anche molti artisti, portano i propri lavori e questi vengono esposti senza un po' a caso, senza un ordine logico, sulle pareti o su dei pannelli. Ci si iscrive di solito da casa, si aderisce quindi a un bando, si paga una tassa di iscrizione, si spedisce o si porta il quadro direttamente nella galleria o presso l'evento in questione. Poi il giorno finale, il giorno conclusivo, si va a riprendere il proprio quadro. A meno che non sia successo qualcosa nel frattempo, del tipo ho preso contatti con un gallerista, c'è stato un acquisto, oppure mi è stato riconosciuto un premio. Ecco, tutte queste cose che fanno molto piacere. Ecco, se niente di questo è successo, si stacca il proprio quadro, al termine della mostra, lo si rimette in macchina e si torna nel proprio studio. Queste mostre lasciano, possono ledere, diciamo, un pochino il morale dell'artista. In genere, nella maggior parte dei casi, sono un po' delle cozzaglie di diversissimi stili, di soggetti dei più svariati, da paesaggi a ritratti o a tante cose appunto di tipo moderno, astratto, e anche tante tecniche diverse, dall'acrilico, l'olio, oddio, sì, se ne vede ancora, ma insomma non è che, ma addirittura fotografia, collage. Ovviamente non è focalizzato sulle nostre opere. Quando io entro in una mostra personale ho solo le opere di un artista, quindi io assorbo le determinate emozioni. E in una collettiva no, cioè io col mio quadro devo spaccare, però non ci dobbiamo neanche snaturare, cioè non è che posso portare una cosa super appariscente solo per poter emergere in mezzo alle altre, no, perché poi ci troviamo anche in quelle condizioni. Dobbiamo essere soddisfatti noi. Quando noi andiamo a vedere il nostro quadro, noi facciamo finta di essere il visitatore e vediamo quello che va e quello che non va, cioè vediamo a che livello siamo. Non è che tu sei la mosca bianca che sei lì nel tuo studio, fai le magie, poi sono lì tutti che ti aspettano. No, c'è un intero mondo che come te si dà da fare. Insomma, siamo in troppi, siamo tanti. Ci si rende certo conto che c'è tanta gente anche brava. Oh, scusate, ho acceso la luce perché non si vedeva più niente. In ogni caso, no, si diceva. Allora cosa facciamo? Non dobbiamo più partecipare alle mostre collettive, facciamo solo le mostre personali. Mostra personale ti entra in curriculum, ma sicuramente fa più testo rispetto a una mostra collettiva. Poi dipende anche lì, perché ci sono mostre collettive invece molto ben fatte. Di solito no, non è così, ci si imbatte in collettive del tutto eterogenee, libere, aperte a chiunque. Vale la pena partecipare a questi eventi? Beh, se volete la mia, sì, serve proprio a capire che fin tanto che siamo protetti all'interno delle mura del nostro atelier, tutto ciò che facciamo ha per noi un senso quasi spirituale. Ogni pennellata viene valorizzata dalla nostra mente magari molto di più di quello che poi effettivamente è l'effetto che viene percepito da un'altra persona che non siamo noi. E questo è importante, che non è che ci si può chiudere
dentro di sé e lavorare per se stessi, perché sì, si lavora cercando di seguire quello che è il proprio sentire, ma l'arte è anche sapere comunicare in maniera egregia ciò che sentiamo, creare delle emozioni nel prossimo, oltre che a se stessi. Il migliorarsi significa proprio questo. Se non ci mettiamo in discussione, difficilmente potremo progredire. E qual è il modo migliore per mettersi in discussione? Sicuramente il confronto. Proprio in occasione di questi eventi, anche locali, anche piccoli, se noi facciamo finta di essere i visitatori della nostra mostra, se ci estraniamo in questo modo, riusciremo facilmente a capire se la nostra opera ha quel quid che noi pensavamo o meno. O se magari serve invece lavorarci su, capire dove sono le nostre lacune, dove stiamo magari sbagliando, dove potremmo arrivare meglio. No, perché, vabbè, poi parliamoci chiaro, non è che questo significa che io, visto che il mio quadro non mi sembra emergere dalla parete della galleria, allora è da buttare. Bisogna vedere anche il contesto, è chiaro che comunque bisogna anche capire se è stato esposto nella maniera corretta. Se ho un cono d'ombra dato da due faretti o un neon puntato proprio lì, o sono vicino a una finestra e la luce del sole va a riflettere sulla mia tela, c'è poco da fare. Poi magari ho dei quadri affiancati che sono degli, non so, delle lacche spesse così, rosse, gialle. Però ecco, non cadiamo troppo in questo tranello, perché a volte si fa un po' troppo prendere da questa interpretazione, magari anche per rincuorarci, no? E invece bisogna anche capire che noi, nostra sfida è proprio quella, riuscire a ritagliarci effettivamente una visibilità all'interno di quello spazio. E quindi cosa abbiamo visto? Ci sono delle cose che non possiamo cambiare, come per esempio il modo in cui viene esposto il quadro, la disposizione delle luci. Insomma, il quadro può essere più o meno sacrificato all'interno di uno spazio espositivo, ma queste cose purtroppo non sono sotto il nostro controllo, a meno che non conosciamo il gallerista. Però ci sono altre cose che invece sono sotto il nostro controllo, che possiamo in qualche modo correggere a livello tecnico per poter presentare un'opera al meglio. Ecco, io vorrei portare tre piccoli consigli, tre accorgimenti tecnici, però ci rivediamo in laboratorio e affrontiamo quindi il primo di questi tre accorgimenti. Allora, eccoci qua. Bene, che cosa facciamo oggi? La preparazione della tela. Sì, perché prima di dipingere bisogna pensare al nostro supporto, poverino, perché altrimenti ci potremmo trovare nella condizione di aver fatto un ottimo lavoro, ma avere un risultato finale non pienamente soddisfacente. Questo perché, soprattutto nell'ottica di dover esporre il nostro quadro in una mostra collettiva, se la nostra pittura non è particolarmente materica, non abbia uno stile piuttosto delicato, magari che fa uso di velature, di colore, liquide, diluite. Quello che vorremmo è comunque donare al nostro dipinto quello spessore che lo fa emergere, non lo penalizzi nei confronti di altre opere con stili più aggressivi, più incisivi, senza arrivare agli eccessi, però sappiamo che oggi piace vedere quadri che abbiano un certo corpo, un certo effetto quasi tattile, quasi scultoreo. Ecco, in commercio esistono già tele pronte, sia queste di juta, cotone, lino, miste, oppure rotoli di tela sciolta se vogliamo realizzare da noi l'intelaiatura e tenderla. Sono tele già con un fondo bianco, adatto un po' a tutti i tipi di pittura. Che cos'è questo fondo? Come si compone? C'è un primo strato di colla. Che lo isola, lo robustisce e soprattutto non fa colare i successivi strati al di là della tela. Questa è l'imprettatura. Poi c'è un'imprimitura, si stende uno strato gessoso e permette al colore di non essere, di non asciugarsi, di non prosciugarsi quando viene steso. Poi c'è un terzo
Un terzo strato, diciamo che è un isolante a base oleosa di solito, che appunto rende il quadro ancora più impermeabile. Questo procedimento, appunto, è obbligatorio se noi vogliamo dipingere su un tessuto. Ecco, in questo caso noi qua abbiamo una bella tela 1 m x 1,60 m, quindi una discreta dimensione, che vogliamo preparare una seconda volta, quindi intervenire con un secondo strato di imprimitura, in modo tale da eliminare parzialmente la trama della tela, creargli un film che ci sarà utile quando inizieremo a dipingere, perché il colore si comporterà in maniera diversa, la tela sarà ancora più impermeabile, scivolerà in maniera diversa il nostro pennello. Ma non è finita qui, perché grazie a questa tecnica possiamo anche decidere di creare dei veri e propri rilievi, possono essere linee verticali, orizzontali, incrociate, curve, spatolate, quindi una vera e propria trama sulla trama. Poi i quadri migliori a volte sono quelli che escono su tele ricoperte perché magari non ci piacevano, non ci soddisfacevano, e che quindi sono un po' delle croste, se vogliamo, che però sfruttano proprio questo effetto, questo impasto iniziale che era il quadro che abbiamo ricoperto. Da qui appunto l'idea. Non è che ogni volta dobbiamo sfruttare una tela già dipinta, ricoprirla e rifarla da zero, ovviamente non sarebbe apprezzabile, però possiamo avvicinarci a questo effetto di sovrapposizione, no? Un po' casuale e così intrigante, grazie alla realizzazione appunto di questa imprimitura speciale, chiamiamola così. Ecco, andiamo a vedere come realizzarla nella pratica. Ecco, allora, assicuriamoci che la superficie sia ben pulita, ben spazzolata, spolverata, ok? Che non ci siano residui di qualsiasi tipo. Recuperiamo un barattolo, in questo caso già usato per lo stesso mestiere, benissimo. Ecco, poi questo prodotto è un prodotto che trovate in colorificio di Belle Arti, ok? È un pigmento bianco, come una biacca fondamentalmente, ok? È un bianco di Spagna, polvere, vedete, appunto è una polvere che andremo a mescolare con il nostro olio di lino. Quindi adesso intanto noi ne verseremo un po' dentro il nostro vasetto. Per una tela così è consigliabile riempirlo quasi tutto questo vasetto qua, perché ne dobbiamo usare. Ok, quindi adesso io vado un po' alla grossa, mettiamo dentro questa nostra abbiaccona nel nostro vaso, ecco, ne mettiamo un po', poi casomai ne aggiungeremo, ok? Adesso andiamo un po' a braccio, ecco qua, olio di lino, ecco se riesco ad aprirlo, perfetto. Iniziamo appunto a versarne un po', qua, mescoliamo bene, sembra di fare la pizza in qualche modo, no? Aggiungiamo il nostro olio di lino in modo tale da appunto da creare una pastella che non coli troppo, un pochino può anche colare, deve un po' colare, non è che dobbiamo fare il pane, insomma adesso stavo scherzando, deve essere sempre una vernice. Sicuramente dobbiamo aggiungere perché la tela veramente è grandina, quindi bisogna un attimino, piuttosto guardate, eccedete, perché tanto sta roba qua, questo vasetto qua considerate costa 2 euro, ok? Io in passato per fare questi mestieri qua usavo l'acrilico, ne sprecavo tonnellate, acrilico, facevo la mia imprimitura in acrilico, che va benissimo perché è molto impermeabile l'acrilico. Però ragazzi ha un costo l'acrilico, cioè adesso anche se prendi quello diciamo proprio di bassa lega, comunque insomma finché fai il quadretto vabbè, ma insomma se ne hai un uso costante inizia a diventare un costo. Invece in questa tecnica qua, oltre a creare sicuramente uno strato più convincente, ecco vi dico la verità, perché comunque fondo acrilico e poi lavorare in olio, insomma. Ecco qua,
Un goccino di trementina non fai mai male, ok? Un goccino di trementina non troppo, ma già ci dà una viscosità un attimino più lavorabile, il colore seccherà prima. Ah, e poi se noi vogliamo, ce l'abbiamo, non state a comprarla, se ce l'avete e volete che la vostra tela sia pronta in tempi brevi, ok? Potete aggiungere anche un po' di essiccativo, sta a voi. Ecco, un po' duro, perché è un po' vecchio questo, io non è che lo uso spesso l'essiccativo, lo uso proprio in situazioni di emergenza. Mi chiedono un ritratto, me lo devi consegnare per il tal compleanno, roba del genere. E allora io non mi piace usarlo, però un pochino ce lo metto, una roba tossica, cioè, un po' tossico secondo me sta roba, comunque, lo mettiamo perché io questo quadro qua in realtà ho un po' di fretta, cioè dovrei farlo. Questa roba qua senza l'essiccativo, comunque una settimanina io la lascerei a riposo, con l'essiccativo mi si dimezza il tempo, ok? Quindi considerate che stiamo usando una bella quantità di olio di lino, quindi è qualcosa che comunque deve riposare un po', Trementina diminuisce un po' i tempi, se cattivo li accelera molto. Non eccedete perché altrimenti poi dopo fate fatica a stendere lo strato, che inizia a seccare fin da subito l'essiccativo, una roba micidiale. Ecco qua, stiamo già arrivando al risultato richiesto, perché comunque qua c'è un piccolo sgocciolamento, però comunque la consistenza, la durezza qua dell'impasto inizia a diventare interessante. Ecco qua, noi adesso questa roba qua la dobbiamo colare in mezzo alla tela, fondamentalmente, quindi il minimo deve colare, cioè non è che può rimanere impaccata nel mio vaso, devo essere in grado di poterla colare sopra alla tela, ma non deve essere liquida, cioè non deve essere acqua, perché altrimenti io poi con la spatola la butto tutta in terra. Devo poterla tirare, ok? Vediamo un po', dai, proviamo. Dal centro iniziate a colare, ok? Voilà, fate la vostra colata fino a che non l'avete colata tutta, così, state sempre in centro, aiutatevi con la vostra spatola, la facciamo scendere, come vedete sembrava tanta, ma in realtà su una tela di queste dimensioni si poteva fare anche di più, ok? Ecco qua. Visto che non sprechiamo niente, noi questo vasetto qua lo mettiamo qui in un angolo, ok? Lo mettiamo qua in un angolo, così lui intanto cola bene e poi utilizziamo anche quella che piano piano cola il vasetto direttamente sulla tela. Ecco, adesso noi cosa facciamo? Prendiamo la nostra spatola e iniziamo a tirare. Vedete come si tira? Vediamo che la trama della tela non scompare del tutto. Quello che noi interessa è creare un rilievo, un'ulteriore guida che poi noi, su cui noi poi giocheremo con il nostro disegno e con la nostra pittura. Sono zone in cui ce n'è cascata di più, quindi sicuramente saranno da tirare ulteriormente. Ecco qua, tipo qua ce n'è parecchia, quindi la possiamo distribuire inizialmente così, poi dopo la stenderemo laddove ce n'è meno. Non dobbiamo fare tutto uniforme, perché altrimenti otterremo lo stesso risultato dell'imprimatura industriale. Vediamo se il nostro vasetto è così, un pochino in discesa. Ecco qua, lo possiamo tenere qui, anche se asciuga. Poi il vasetto non è da buttare, perché finché utilizzate lo stesso
lo stesso impasto non rifà niente, eh. Ecco qua. E poi decideremo che andatura fargli prendere. Io per i quadri che sto facendo prediligo una struttura orizzontale, perché poi andrò a lavorare con linee verticali, quindi vorrei che l'imprimitura segua un'impostazione opposta. Non è che vogliamo creare l'effetto crosta, vogliamo che sia godibile soprattutto nella parte centrale del nostro quadro, dove ci sarà il nostro soggetto. Sui bordi importa meno. Ecco, adesso possiamo finire la nostra tela, adesso che ormai siamo sicuri che, non, che la vernice non possa colare, possiamo mettere in piedi la nostra tela sul cavalletto e eventualmente fare delle piccole correzioni. Ci siamo quasi. Tra un attimo la mettiamo a riposo. Possiamo prepararci un bel soggetto. Ecco, ho fatto un po' il buio, ho messo un faretto per rendermi conto meglio del risultato finale. Come vedete ci sono delle linee prevalentemente orizzontali, delle piccole increspature simili alla superficie di un muro. Si vede ancora la trama della tela, ma solo in alcune parti. Tutto questo dovremmo utilizzarlo come tappeto, come diciamo linea guida per creare la nostra opera, mettere in scena il nostro soggetto. Ci vediamo al prossimo consiglio, state sintonizzati.